Bonjour, mio family, bonjour. Scusate, mi manca la voce oggi, mi sono appena svegliata e mi trucco per... anzi, mi faccio solo la base oggi perché poi devo andare a fare le ciglia. Ciao, Gato Denver! Lo sentite? Poi devo fare le ciglia, quindi non posso truccare gli occhi, ma farò soltanto la base. E prima ancora di fare il lash lift, vado a fare le unghie, il semipermanente. Perché mi crescono tantissimo le unghie, ho notato. Non sapevo di avere delle unghie che crescono così in fretta, ma mi hanno detto che sì, perché per me aspettare una settimana e mezza, due, è già tantissimo per il semipermanente, nel senso che si vede un sacco la ricrescita. Voi che fate il semipermanente, ogni quanto tempo andate a rifarlo? Perché io ho notato che davvero più di 2 settimane ed è già osceno, una settimana e mezza sarebbe il top. E nel frattempo sto anche aspettando che mi portino un pacchetto, perché poi oggi pomeriggio andiamo a Monza e domani ricoverano Tomas e dopodomani lo operano. Io ho preso una specie di studio monolocale lì non lontano dall'ospedale in modo da stare lì assieme. Che è arrivato signora della Bartolini e questo è il risultato. Ciao, Gato Denver! Vabbè, torno a truccarmi che sono sempre sempre in ritardo io, dovete sapere, sono sempre sempre in ritardo. Comunque, ritroviamo l'inquadratura. Che cosa volevo dirvi? Sì, volevo raccontarvi che appunto da stasera saremo a Monza e la prima notte dormiamo assieme nel monolocale, poi Tomas sarà operato e ricoverato, poi operato. Io invece sto lì fino a quando devo operarmi anch'io, perché sapete che mi devono togliere un neo qui a Trieste, quindi poi devo tornare a Trieste. Nel frattempo vi do anche questa notizia che probabilmente metterò anche nel titolo, ma ho deciso di stare un po' di tempo tranquilla con Tomas, nel senso che nei giorni in cui lui è in ospedale voglio poter stare lì con lui. E sapete che se filmo, edito, eccetera, carico video, non ho tanto tempo libero, quindi ho deciso appunto di non caricare nulla su YouTube. Ho qualche video pronto che forse riuscirò a caricare, ma ho deciso appunto di stare con lui e di non caricare nulla su YouTube per il periodo in cui Tomas sarà in ospedale. E poi, visto che mi devo operare anch'io al neo, anche lì mi prenderò una settimana. Quindi penso ragazzi che ci rivedremo tra 2 settimane o comunque sì, a fine luglio. E ovviamente però ci tengo a specificare che io non riesco a stare tanto lontana da voi, quindi comunque su Instagram sarò attiva sia nelle stories che nei post, anzi magari sarò più attiva del solito perché se non carico su YouTube riuscirò ad essere molto più attiva su Instagram perché non richiede lavoro, Instagram è una cosa molto veloce, quindi appunto. Quindi appunto seguitemi su Instagram, il link è sempre qua sotto nel box informazioni. E con i video invece credo appunto che ricomincerò a fine mese, fine luglio, perché appunto oltre al fatto che voglio stare vicino a Tomas, voglio anche prendermi un po' di tempo per questo periodo che è un po' delicato tra la sua operazione, il mio neo e ho anch'io bisogno di staccare un pochino dal computer perché voi non immaginate quante ore io passi davanti al computer, quindi è anche una cosa positiva per me se in questo periodo riesco anche a staccare un po', non appunto da voi, ma più che altro dalle tante ore che passo davanti allo schermo del computer. E sì, ho i capelli bagnati e comunque devo ancora asciugarli. Beh, io direi che con la base ci siamo, facciamo ancora un po' di blush. Quindi, mia family, volevo solo dirvi che mi mancherete, è tipo la prima volta in non so quanti anni di YouTube che io mi prendo 2 settimane senza caricare nulla, perché non ricordo l'ultima volta che sono stata 2 settimane senza caricare nulla, non so nemmeno se è mai successo e questo già dice tutto, quindi spero che capirete questa necessità, perché spero che non vi arrabbierete, perché
sappiate che mi mancate, ecco, mi mancate quando non carico nulla e, non, è, e non ho bisogno di prendermi una vacanza da voi, ma appunto, come dicevo, più che altro dal computer e poi è un periodo appunto un po' così, quindi mi farà bene stare un pochino più con Tomasce, riposare, visto che anch'io ho questa operazione da fare, operazioncina, insomma, questo neo che mi tolgono, quindi insomma spero che sarete pazienti, quindi penso che questo sarà l'ultimo video, poi appunto ripeto ne avevo un paio pronti che non so quando riuscirò a caricare, ma in linea generale ricomincerò a caricare video da lunedì al venerdì poi a fine mese, quindi niente, questo volevo dirvi e ve lo dico subito d'inizio video così mi sono tolta questo peso perché per me è difficile dirvi che non ci sarò per un po', quindi ecco, sappiate che non è una cosa semplice per me, ci ho pensato tanto, non volevo perché è difficile, però appunto questo periodo è così e non riuscirei nemmeno, neanche volendo, visto che appunto Tomas sarà in ospedale, io sarò lì, eccetera, quindi questo è quanto. Adesso finisco di truccarmi e poi esco velocissima. Ci sono ragazzi, finalmente. Guardate come si alza lo smalto. Ta-da! E soprattutto guardate quanto sono lunghe le mie unghie. Non penso siano mai state così lunghe nella mia vita. Ta-da! Wow, questo è il mio colore preferito tra tutti, penso, perché va con tutto. Bellissimo. E guardate quanto sono lunghe. Ok, finito da Goran con le unghie, sono troppo felice ragazzi, da quando vengo a fare il semi permanente qui da loro e cioè mi sono cresciute tantissimo le unghie, erano cortissime prima se vi ricordate, quindi me le ha rinforzate un sacco. Sono troppo contenta e in realtà purtroppo non ho fatto in tempo a fare le ciglia, quindi niente ciglia. Adesso vado a casa, ho delle storie ed un post da preparare, tra l'altro è stranissimo perché sono senza trucco sugli occhi perché ero convinta di dover fare le ciglia, ma vabbè. E dopodiché partiamo e andiamo subito a Monza. Bene, ok, nel frattempo mi sono arrivati altri due pacchi, quindi questa è la situation in questo momento. Siamo in macchina e non so da quanto stiamo guidando, ma secondo me siamo già a metà strada. E Pupetto, per fortuna, non ha messo Laura Pausini stavolta. Però abbiamo Peccato. ascoltato, peccato, Peccato. porca vacca, adesso gli ho dato l'idea. Però abbiamo ascoltato i Take That e adesso Alanis Morissette, ragazzi. Aspetta, Morissette Molto anni 90. prima live e adesso invece un Sì, CD invece su. faceva schifo in live, abbiamo cambiato su. Questo non si inquadra oggi, non si inquadra. Non ti inquadri? Allora, raccontaci piuttosto, inquadrati tu e raccontaci come ti senti per l'operazione. Per operazioni molto bene, Ma intanto filmati tu! perché comunque sarò molto tempo via e questo vuol dire non al lavoro Ma e dai! praticamente sarò in ospedale, Sei in ferie in in ospedale. ferie in ospedale, cioè meno in ferie, diciamo Il villeggio tu. in malattia io in ospedale. E come ti senti pronto per l'operazione? Tranquillo? Sono già prontissimo, anche perché fuori sta piovendo, io sono con gli occhiali da sole. Anch'io! E anche Quindi Nicole. sei pronto, quindi sei pronto. Siamo pronti, Siamo prontissimi. pronti. Io non vedo l'ora di fare l'operazione perché voglio uscire perfetto dall'ospedale. Oh, Cioè, lato. Continua. senza il ginocchio che fa male e così avanti. Bravo. Siamo arrivati, non so in che condizioni sono dopo 5 ore di viaggio, ragazzi, 5 ore di macchina da Trieste a Monza, è lontanissimo. Comunque, questo è il nostro appartamento. Sapete, non posso girare l'inquadratura perché, sapete, mio marito gli piace andare al bagno e lasciare la porta aperta, vero? Cosa posso farvi vedere? Posso farvi vedere l'entrata? L'entrata, poi qui, allora, a sinistra c'è questo armadio. C'è anche dello spazio là sopra. Oh mio Dio, c'è un ragno. Ok, tralasciamo. Armadio, poi qui c'è un balconcino.
faccio vedere subito. Ta-da! Ta-da! Con un tavolino. E poi qui c'è questa chiesa, molto molto bello vederla. E poi faccio vedere il resto, faccio vedere, allora. E poi questo è il resto della camera, allora, che è un po' una camera appunto studio, perché qui c'è, si può chiudere, ma qui c'è anche l'angolo cottura, il lavandino, qua sotto ci sono pentole, roba varia, qui frigorifero con freezer, bollitore, ci sono anche dei libri ed ho intravisto Dracula, che è uno dei miei preferiti di sempre, quindi non escludo di rileggerlo mentre sono qui. E vabbè, un tavolino, altro spazio, qui c'è il nostro letto e qui, anche qui dalla finestra si vede la chiesa. E poi qualcuno, buongiorno, buongiorno. Buonasera, signor Patatone. Ciao. Ciao signor Patatone. Ciao. Che bella cameretta che abbiamo. Sì, è vero. Anche di là si vede la chiesa, visto c'è un'altra finestra. È tutta molto grigia, tutto sì, grigio. Molto grigio. Io sono contenta perché c'è il climatizzatore, per fa un caldo pazzesco. E poi qui invece c'è il bagno, molto carino. Specchio. Si può anche chiudere questa porta. E poi qui c'è, vabbè, il bagno, i sanitari e la doccia, che è anche parecchio grande, quindi siamo molto contenti. E basta. Cosa ti fai adesso, la doccia? Hai fame? Cosa facciamo? Come vuoi tu. Non è che ho furia. Non hai furia? Come si dice a Trieste, non te la furia. Non te la furia? In italiano? Non hai fretta. Ah, ecco. Io, sapete, devo inquadrare in alto, perché qualcuno gira con le braghe aperte. Vabbè, io non ho parole, veramente. Comunque, io adesso ciao, Ciao, Ciao. Ciao. Senza vergogna. Io direi di sistemare la roba. Eccola, l'abbiamo già perso. Sei comodo? Comodissimo. Tra un po' si addormenta, lo sapevo io. Vabbè, mettiamo a posto la roba, che alcune robe devono andare in frigorifero. E per il momento questo è quanto. Beh, e dopo aver portato la pasta, il tonno, vari sughi, vari tipi di pasta e chi più ne ha più ne metta, mi sono dimenticata di portare il sale e quindi adesso non posso fare la pasta, ovvero per Tomas sì, perché dovete sapere che Tomas mangia sempre la pasta insipida, lui non si mette mai il sale, quindi per lui va benissimo mangiare senza sale, però siccome a me fa schifo e adesso sto guardando che cosa ordinare e penso che ordinerò sushi. Perché no? Proviamo il sushi di Monza, il sushi di Monza. Andiamo a vedere. Com'è? Sei comodo? Guardate. Guardate qua questo patatone. Sei comodo? Puppetto sì, mio. Sì, e qui c'è la nostra pasta. E devo solo cercare un qualcosa per mescolarla. Forse questo potrei usare. Questo qua. Che tra l'altro ce l'abbiamo anche noi a casa, uguale, sciocchiamolo. Tu, fermo le orecchiette. Sono stata veramente bravissima, ci ho portato il tonno, ho portato la pasta, ho portato un sacco di roba e non c'è il sale. Domani devo organizzarmi e andare a comprarlo da qualche parte. Tra l'altro notare che non ho preso il sale, ma la Coca Zero sì, notare, cioè sono messa proprio bene. Vi posso dire una cosa? Sì. Qui la Coca Zero sì. È già in macchina. No, e una ce l'avevamo a casa. Per dire la verità, non era una Coca Zero. Sei. No, ma no, ma io ho questo che ho una settimana in posizione. Ma io ho preso questa da casa e poi ho 6 altre in macchina, quindi ho 7. La droga è una cosa brutta, ragazzi. Diciamo che questa droga è arrivata qua a Manzano. A Monza. Oggi, cioè, abbiamo portato 7 bottiglie per 6 giorni. 6 giorni. Sì, mi sembra un po' esagerato. Sì. Ma io ho portato uno, sapevo che avevamo 6 in auto. 7 bottiglie. Boh, e notare quanto sushi ho dovuto ordinare, perché qui a Monza
c'è minimo d'ordine 30 euro, quindi ho dovuto ordinare un sacco di roba per raggiungere il minimo d'ordine. Ho preso edamame, il, come si chiama, non mi ricordo come si chiama, il cono con Philadelphia e salmone. È buono quello, deve essere. Sì, vuoi assaggiare, pupetto? Sì. 6 nigiri salmone, 6 maki salmone, questi sono gli uramaki e anche questi sono uramaki, però questi con gambero fritto. Un appetito. Buon appetito. Ragazzi, ormai è ora di andare a nanna. Io devo togliermi il trucco. Dopodiché sono pronta. È stranissimo perché so che questo sarà il mio ultimo video. Appunto, ripeto, ne ho qualcuno pronto da caricare, però devo ancora fare qualche modifica, quindi non so esattamente quando andranno online, però questo è l'ultimo video che filmo fino a fine mese, quindi è stranissimo, ma sì, sappiate che comunque mi mancherete tantissimo, comunque ci sarò su Instagram e spero che capiate, che non vi arrabbierete troppo e basta, che cosa posso dirvi? Mandate un grosso in bocca al lupo a Tomas per l'operazione e anche a me per la mia operazione, ma più che altro a Tomas, e fateci mandate pensieri positivi, energia positiva, che sapete che serve sempre. E questo è quanto. Pupetto, vuoi salutare? Salutare prima che ci laviamo i denti e andiamo a nanna? Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte. Come sei, emozionato per l'operazione? No, non vedo l'ora di andare. Ah sì? Sei tranquillo? Sì. Bravo, così mi piace. Comunque, vi diamo la buonanotte. E ci rivediamo prestissimo, promesso. Bacio. Ciao, ciao. Ciao.